Periot, molto caldo, più o meno la temperatura che c'è qui dove sto registrando in questo momento, 30 gradi. Ciao a tutti, ciao a tutte. Per fortuna ho acceso il ventilatore, dai, che dovrei riuscire a resistere almeno il tempo dell'episodio. Allora, rieccoci qui con Kaiser Reich, con gli Stati Uniti d'America, che ci siamo acchiappati il Canada la scorsa volta, scacciato Windsor e tutta la famiglia reale inglese, chissà dove. L'evento aveva detto che erano finiti in Australasia, ovviamente qua non si vedono, magari si saranno ritirati in qualche tenuta e così via. Allora, abbiamo concluso la pace, comunque sia, con il generale Mordack, è venuto qui, ci ha proposto a lui la pace, essenzialmente loro continuano a fare le loro cose, noi abbiamo mano libera nel continente americano e boom. In Europa la guerra sta divampando, sono tutti contro tutti, l'Austria è scesa in campo. Qua adesso anche la Bulgaria, che aveva scelto, dopo la sconfitta nella guerra dei Balcani, ha scelto di stare dalla parte dei tedeschi, è ovvio perché tutti i suoi vicini sono quei russi, che sono nemici dei tedeschi, quindi anche questa cosa qui è ovvia. L'impero ottomano è ancora in guerra con l'Egitto, quindi probabilmente starà fuori, almeno per ora. Se farà la pace potrebbe poi intervenire anche lui, ma non ne sono certo. Finlandia per ora non pervenuta. E di altri giocatori sul palco internazionale, la Mittelafrica ha seguito il maestro, sì. L'India è in guerra contro l'Intesa, la Cina ha i fattacci suoi da seguire, il Giappone in guerra contro i tedeschi. Molto bene. Allora, noi che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, allora, mi sa, innanzitutto, prima di tutto devo ringraziare Alessio che mi ha detto che era stata la mia spia essere catturata, quindi mandiamo te che non facevi niente, vai a Parigi e fare spy network, così poi andiamo a recuperare prima che muoia. Stavo pensando che effettivamente il Messico, anche questo mi è stato detto nei commenti, il Messico è socialdemocratico, di fatto non è sindacalista, questo probabilmente gli impedisce di entrare nell'internazionale. Mi pare di ricordare che se diventano sindacalisti duri e puri hanno proprio la decisione da prendere unisciti alla Francia, per ora non sono dentro l'internazionale. Però in effetti non mi va avere un nemico, probabile nemico, relazioni non tanto buone al mio confine meridionale. Quindi direi così: prepariamoci, facciamo una cosa un po', diciamo, forzata. Si può fare, questa cosa si può comunque fare. Le alleanze sono un po' più rigide, però il Justify War Goal si può fare. Giustifichiamo la guerra contro il Messico perché non mi piace. Non mi piace avere questo tizio qui. E poi c'erano anche questi tre paesi qui nell'America centrale: Guatemala, Belize e Honduras, El Salvador. Quanto sono rossi, questi sono anche da tenere d'occhio, perché se questi sono sindacalisti veri e propri. Questi non vorrei avere un avamposto dell'internazionale praticamente alle porte di casa nostra. Molto bene, poi che cosa dobbiamo fare? Ci serviranno sicuramente altri marine, perché poi ho in previsione di intervenire in Europa prima o poi. Con i Marine mi serviranno, vai, altre 6 divisioni. Quanto stiamo qua? 36, 54, 224. Va bene, continua a farle. Benissimo. E poi, le fabbriche sono a posto qua. Adesso dobbiamo rifare così ogni volta che carichi. C'è sempre questa storiella qui. Ah, mettere anche in produzione magari delle portaerei. Non sarebbe anche sbagliato, visto che ne abbiamo solo un paio. Ecco, facciamo così, togliamo i convogli, tanto ne abbiamo 2000 magari. Voilà. Queste le mettiamo senza stare a vedere che cosa c'è dentro. Tanto bene o male queste qua, possiamo anche vederlo, dai. Non abbiamo ricercato tanta roba navale. Volendo ci possiamo mettere il radar, ma sì, facciamolo. L'antiaereo a livello 2, questa è più bella che ha fatto. Vai, ecco fatto. Mettiamo quello nuovo, già che c'è, Improved Carrier, è della stessa cosa. 20 aprile 42. Poi facciamo con quello che abbiamo. Vai, partiamo. Speed 4 e via. Allora, intanto che succedono cose, prendiamo Restore Order in questi stati. Political Power sta andando bene. Allora, dobbiamo decidere anche il destino di Panama. Ma intanto, Eventozzo, riserve demobilitate. Time to restart the air veteran. Ah, questa l'avevo chiamata l'altra volta, ve lo ricordate? Che ci avevano regalato tutte queste divisioni qui quando il Canada ci aveva attaccato. Finita la guerra con loro, una sorta di evento scriptato, time to rest, se ne vanno. Va bene, l'avevo già messo in conto, ma noi avevamo altre divisioni pronte. Facciamo tornare a casa i Marine, andate a Miami, e dobbiamo decidere il destino di Panama. Possiamo liberare Panama sotto un governo amico.
Liberare Panama ma tenere il canale o occupazione militare tutto? No, liberiamo Panama ma teniamo il canale. Assolutamente sì. E quasi quasi, poi ci metto un garrison qua. Non sarebbe male da lasciarci qualcuno in presidio. Allorché, anche focus completato tutto insieme. Questo è quello diplomatico, sì. Oh, ecco, ci dava political power e poi sbloccava le decisioni. Join the Entente e America War Plan. Adesso le vediamo. Intanto prendiamo il prossimo. Anzi, no, 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 no. Finiamo questi qui. Andiamo, Second American Protective League. Allora, torniamo voi tornate a casa. Facciamo un paio di divisioni della Guardia Nazionale, fammene 6, dai, che mi usiamo come garrison in alcune zone, giusto per. Perfetto, e le decisioni che abbiamo appena sbloccato, non ci sono ancora, deve refreshare la giornata, molto probabilmente. Eccole qua. Allora, eccola qua, American War Plan. Si può o ci si può, diciamo, alleare con l'Intesa. Non ci si può alleare con la Germania. Basta che non mi allearmi con la Germania. Lo so che la Germania ci sta simpatica, ma non si può. È scriptato. Probabilmente lo possono fare gli American Union State. Se avessimo giocato con la West e avessimo preso il ramo diplomatico, forse, e dico forse, l'American Union State può allearsi con la Germania. Solo loro. Gli Stati Uniti no, gli Stati del Pacifico no, i CSA assolutamente no, loro si alleano con la Comune e niente. Non ci si può alleare nemmeno con la Russia, neanche se ci ha aiutato, perché questa cosa qui è un po' scriptatina. Vabbè, questa cosa qua ce la dobbiamo far andare bene, può piacere o no, però vabbè, dai. Ci si può alleare con l'Intesa e vi dico la verità, finché ci fosse stato il Canada, pensavo assolutamente no, ma ora che il Canada non c'è più, che i reali non ci sono più, io un pensierino ce lo farei, allearmi con l'Intesa, per un semplice motivo, perché l'Intesa che cosa rimane? I francesi in esilio, che a noi farebbe comodo averli amici al posto dei francesi rossi, e soprattutto farebbe comodo avere loro, che ci devono un favore rispetto magari a un fantoccio tedesco in Francia, ammesso che la Germania sopravviva e vinca la guerra, però sarebbe più comodo anche per noi, no? Poi che cosa c'è nell'intesa? Il Sudafrica, che vabbè, conta poco. L'Australasia, dove ci sono i Windsor, ma anche questi, voglio dire, sono più nazionalpopulisti. Questi dovrebbero pensare più che altro ai fattacci loro, nel senso. In India non c'è più nessuno, non c'è neanche più la colonia britannica in India, c'è l'Indian Empire. Quindi, di fatto, l'intesa, ciò che conta sono gli esuli francesi in Africa. Che, vi dico la verità, a me il generale Mordack non sta antipaticissimo. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci ha fatto pure la pace, si è tolto dalle scatole quando era ora. Ci ha detto, dai, vi abbiamo aiutato, come nella prima rivoluzione americana, alla fine, no? Legame d'amicizia, ci potrebbe anche stare, no? Poi qua sono altre decisioni. Qua, niente, qua sono decisioni d'attacco. La minaccia giapponese, la minaccia sindacalista, la minaccia tedesca, a proposito, ecco, Germania zero, al massimo si può attaccare, la minaccia russa. Queste vediamo se è il caso di farle o meno. Non voglio tramutare anche questa run in una war conquest. Vediamo comunque. Tanto cade Bucarest, i bulgari si stanno divertendo un sacco qua, ma torniamo a noi, poi dopo un po' guardiamo che cosa fanno. Allora, il Messico, quando scoppia 22 dicembre, abbiamo qualche mese. Tanto abbiamo ricercato il Grumman. Vai a ricercare. Noi avevamo preso quello navale, vero? No, non avevamo ancora preso niente di questi. Ok. C'è qualche tecnologia che mi può servire di più? 39, excavation, engineering. Qua c'è tutto ciò che bene o male ho già, che mi interessa. Infantry. Potrei potenziare i Marine, vai. Poi, outdated, ovviamente dobbiamo migliorare. Vai, almeno l'F4, cavolo, gli altri hanno dei residui. Modify, adesso col political power in eccesso vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. Comunque sia, non la prendo ora la decisione di aggiungermi all'intesa. Voglio mantenermi un po' così, realpolitik. Rimaniamo un po', stiamo sul vago. E a tal proposito qui, mi sa che superiamo il limite, esatto. Not enough. Not enough. Così. 5 ne posso addestrare, va bene.
National Guard è fatta. Perfetto. Cosa ci manca? Ci manca niente, bene o male, però dobbiamo produrre tutto di più. We need more of everything, come diceva Roosevelt. Allora, qua stiamo sviluppando i campi, riduciamo ancora la resistenza qui nel New England. Peccato che poi forse non si può fare la stessa cosa con il Canada, però vabbè. Il nuovo normale in America, col generale MacArthur che ha annunciato che non darà le dimissioni. In pratica cosa è successo? Molti, diciamo, dei rappresentanti politici precedenti, in questi ultimi anni, in cui si vede che comunque il paese si sta riprendendo, stanno iniziando a diventare dei MacArthuriti, diciamo dei supporter di MacArthur. Possiamo promuoverli, però questo da social conservatism, oppure refuse. No, non vogliamo avere a che fare con questi politici che cambiano bandiera, anzi, mi conviene anche a livello di gameplay, preferisco avere più stability, tanto bene, 3 di social conservatism non mi interessa, meno 50 di political power, ma va bene. Tanto possiamo ripristinare l'order, l'ordine in Washington, c'è ancora qualcosa? No. Controlliamo la spia, se vuoi tenere il pentico. 10 rescue, quanto me ne serve? 30, ok. Allora, dicevamo, Messico, chi ci mandiamo? Bradley e ci mandiamo 6-7, ci mandiamo McNair. Dai, facciamo mandare un po' McNair. Lo mettiamo qui e Bradley va così. Poi spostiamo questa, anzi, rifacciamola. Facciamo una bella freccina qui, quest'altra facciamo un'altra freccina qui e via. Assegniamo loro gli aerei, tanto l'artiglieria l'abbiamo migliorata, ricerchiamo anche questa, perché no? Un giorno vedrete perché, questo qui. Prendiamo Naval, dove erano gli altri? Devo andarmi a cercare nell'altra schermata, vero? Questi cosa sono? Ah, erano qua, ecco dove erano. Allora, voi qui. Perfetto. Gli ordini sono già impostati. Ok. Allora, bene, abbiamo un po' di army experience. Ci sarà qualcosa da modificare? Sicuramente sì. Marine, questi li buttiamo in Florida. Lasciamoli addestrare, che tanto va bene. Joint Intent, qua è sempre la stessa roba. Possiamo velocizzare. Non stiamo qua a cincischiare. Altre cose che possiamo mettere in produzione... Anzitutto dobbiamo comprare la gomma dal Brasile, che è il nostro amico, amico. Il trattato di Matagalpa, Nicaragua, annesso, quindi... Chi è che ha vinto qua? Oh, i rossi. Ah, qua dopo il Messico mi sa che questi... Li acchiappiamo pure loro. Allora, The White House in Xanadu. Apprezziamo il supporto, bene, altro... Ecco, appunto, la formazione del Centro America. Un unico stato, ovviamente, radicale socialista. Ok. Voi siete i prossimi. Yemen si è arreso. Improved computer machine, bene. A questo punto prendiamo questa per avere la conversione più rapida, che in Kaiser Reich si sfrutta molto di più che in Vanilla. E diamo un'occhiata qua in Europa. Come va qui la storia? Come va? Insomma, c'è questa sacca di russi, però in realtà no, perché prendono i rifornimenti qui. Passano di qua. Qua al nord invece... Gli inglesi sono sbarcati nei Paesi Bassi. I francesi, attenzione, il push tedesco. Tanto focus, che era qua. Prendiamo Signal Intelligence Service. Abbiamo appena fatto con Intel Pro. La caduta di Kiev. Aia! La situazione ucraina si rivela triste. Un altro... Nessun riferimento. La Bulgaria! Questo sì che cambia le cose. La Bulgaria si annessa. Questa cambia perché senza più questo fronte qui, Serbia, Grecia e Romania possono buttare tutto contro l'Austria. Questo sì che cambia le cose. Prendiamo un altro radar. Però l'Ucraina, anche se ha perso Kiev. Andiamo un attimo a dare un'occhiata. Russian-German War. No, ce ne vuole ancora perché si arrenda. Ok. Tanto qua viaggiano,
gli inglesi, hai capito gli inglesi? Hai capito l'importanza di controllare la Danimarca e tenere sotto controllo lo stretto qua? Perché gli inglesi non solo sono sbarcati qui, ma sono sbarcati pure in Prussia, Danzica, Königsberg, forse meglio come pronuncia. Attenzione, e i tedeschi sono vicini a Parigi però. Attenzione, colpo di mano qua sul fronte occidentale. No, stanno ritornando indietro. Ho visto alcune caselline cambiare colore. Assolutamente sì. Rescue captured operative. Vai tu. Commence when ready. Production. No, era qua. Andiamo. Priorità alle operation. Va bene. Lo studio sulla guerra e pace. Non siamo più limitati dai diplomatici. Assolutamente no. Decidiamo noi, con il Cesare americano, dove andare, come assicurare meglio l'interesse americano. Allora, come se poi cambiasse qualcosa rispetto alla nostra storia. Però vabbè, dai. No, nessun riferimento politico nel canale, nessuno. Allora, qua va bene. Vorrei un po' più di xilofoni. Questa artiglieria qua, semovente lanciarazzi. Perché ovviamente c'era l'organo di Stalin, i Katyushan, e qua questi l'hanno chiamato gli xilofoni. Ci sta. Allora, attenzione. Però qui i tedeschi ci sorprendono sempre. Willy non delude mai. Dipende se... se gli attacchi qua... Se cade Parigi, mi pare che i francesi abbiano un modificatore negativo piuttosto importante... Signal Intelligence Services. Prendiamo American Stratocracy. Perfetto. Qua cosa abbiamo finito? The National Guard. Allora qua prendiamo così. Ci assegniamo un generale difensivo. Ma va bene anche tu. Li mettiamo qui. E poi lo metto da qualche altra parte. Per esempio mettiamo magari qua. No, magari no. Mettiamo Washington. Ecco questa zona c'è qui. Qua ne siamo già 3. E New York. 4 sono 6. 5, ancora 1. Così, perfetto. Volendo potrei farne di più, ma era giusto così per dare una parvenza di presidio che sta lì a presidiare. Attenzione, scambia bare qua vicino a Parigi, ma cade prima a Berlino in un attacco improponibile. Cioè l'hanno presi sulla fascia. La caduta di Berlino. Rapporti da Berlino confermano che la città tedesca è stata catturata dall'avanzata delle truppe britanniche, inglesi, quelle del sindacaliste. Ci sono stati diversi combattimenti attraverso la più grande città del Reichspakt. Una grande vittoria per l'Union of Britain, indeed. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamo se hanno modificatori negativi loro. Mi par di no. Ai ai ai. L'hanno ripersa? No. Se questi riesco a tenere e spingono, aia, qua la Germania la vedo dura. È in bilico, qua siamo sull'1-1 quasi. Siamo sull'1-1, palla al centro. Perché hanno perso Berlino, però questa zona qua stanno spingendo. Però certo che si fanno la sacca. Intanto diamo lo stato alle isole Hawaii, sì, le Hawaii sono ora uno stato. Ecco, adesso mi viene fuori di Syndicalist Threat. Non ancora, prima voglio fare il Messico. Poi dopodiché, anzi, facciamo così. Sa che ho deciso. Spostiamo queste truppe. Sono in un porto, vero? Le spostiamo ad Non posso perché non sono nell'intesa. Ok, ve lo dico. Quasi quasi entriamo a far parte dell'intesa. Sì. Entriamo a far parte dell'intesa perché se la Germania perde, qua diventa tutto rosso. È vero che ci sono anche i russi, però pericolosa questa situazione. Ok, dai, vabbè, comunque rimaniamo fedeli un attimo al piano originale. Facciamo fuori prima il Messico. Allora, qua, nuovi dock. Ok, voglio un'altra carrier. Sempre in Virginia. E poi mi dai altre fabbriche. Vediamo cosa mi manca. I medium tank. Sicuramente ce ne avrò pochi. Tanto artiglieria quest'altri vanno bene.
Mettiamo la fanteria meccanizzata anche in produzione. Quante linee diverse? Qua facciamo così e via. Vai, qua ti do già luce verde, perché sono piuttosto fiducioso che farete bene. Voglio più caccia. 25, Banshee 15, così dovrebbe andare. Tanto qua di fabbriche ne usciranno un bel po' ancora, perfetto. E sviaggiano verso Lione i tedeschi, attenzione, qua inglesi, dovete sbrigarvi perché sennò li vedo malissimo questi francesi anche. Qua 1-1, palla al centro, qua si decide tutto ai calci di rigore. Sarà mica l'Austria a resistere così tanto, chissà, chissà. Oh. Non ne abbiamo un'idea. Peccato che non si può vedere. Intanto, American Stratocracy. Oh, abbiamo eliminato il malus della guerra civile, l'ultima cosa. C'è un po' di devastazione economica che si può fare con la ricostruzione, nulla di che. Ma questa zona qui, perfetto. Ora, iniziamo. Facciamo Take the Fight Abroad. Portare il combattimento oltre. Quanto abbiamo ricercato i Marine, perfetto. Dicembre, dicembre, dicembre. Dicembre, inizierei a studiare la roba del 41 a questo punto. E nel 41 c'è l'industria e altri miglioramenti. Ma quante divisioni hanno i francesi che non riescono a tenere? 73-200. I tedeschi? Ora i tedeschi forse hanno alleati, ci sono i gli austriaci che ne hanno altrettanti. Gli austriaci hanno fatto la differenza. So be it. Gli austriaci hanno fatto la differenza, ma finché non cade Parigi, niente. Ok, allora, giustificazioni contro il Messico sono pronte. Aerei, diamogli un attimo un'occhiata, che mi sa che non avevo preso i CAS. Allora, perché li chiamano così? Light bombardment. Voilà. E dichiariamo guerra al Messico e send, vai, luce verde su tutto, andiamo dritti per dritti senza fare casellina per casellina, tanto voglio dire, è il Messico, unassigned division, questi sono tutti i marini, li mettiamo tutti insieme, perfetto. Allora, c'è ancora qualcosa da ripristinare, qua no, qua sì, allora, però no, questi punti, sapete che facciamo? Li assegniamo a questi qui, dunque, research, se l'assegno a qualcuno, allora, industriale, manufacturer, elettronica, elettronica, chemica, industrial, research speed, resource gain. No, vorrei qualcuno che mi velocizza la costruzione delle industrie militari, ma non ce n'è. Non c'è. Allora prendiamo infantry equipment. Browning. Qua a differenza del Vanilla, danno alcuni modificatori. Nel Vanilla non tutte queste cose, questi tech team, come si chiamano già, non mi ricordo mai, design company, danno dei bonus. Qui invece sì. Alaska è sicuramente uno stato. E compriamo, con questo political power, compriamo il tank designer, il capo della marina. Capo della marina, quasi quasi. Voglio questo qui, William Halsey, perché mi dà naval max range. Ragionavale, che alle Hawaii, quando abbiamo invaso le Hawaii, eravamo lì lì come range. Qua l'abbiamo presa. Sì, in progresso. Finisce il 10 gennaio, la salviamo, perfetto. Restore order in Albany. Dov'è Albany? Qua in Connecticut, perfetto. La caduta di Minsk. Un giorno scuro per i popoli della Bielorussia. Minsk è, dunque, è ancora alleata, sì, ancora alleata con il Reichspacht, quindi sono alleati dei tedeschi. Qua anche comunque sono andati vicini a Mosca, e i tedeschi non sono stati tanto lontani. Radar centimetrico, no, però voglio industria. Torniamo a noi qua, ma non dovrebbe essere nessun problema, non dovrebbe esserci problemi. Ma se io prendo voi e andate dritti su Mexico City, a parte che siete già aggressivi come stance, quindi a voglia, e voi, qua sono senza rifornimenti questi poveracci. Ok, il Messico diciamo che poi l'abbiamo assicurato. Facciamo così: Centro America, facciamo Justify War Goal. Iniziamo e ci lasciamo un'armata sola qui,
Uruguay si è aggiunto al Montevideo Treaty, che alleanza è questa? Ah, ok, quindi Brasile e Uruguay, una roba sudamericana, però tranquilla. La caduta di Mexico City. Attenzione, vedo segnalino su Parigi. Attenzione, attenzione. Abbiamo finito anche il focus Take the Fight Abroad, che se si legge bene, questo fa iniziare dei processi contro i traditori, i generali traditori che si sono uniti alle altre fazioni della guerra civile. Lo facciamo solo ora. Poi possiamo fare increase military spending, aumentare la spesa militare. Ci costa political power giornaliero, quindi infatti ne guadagniamo di meno, ma factory output più 20, più 20. No, io prendo queste qui. Più 20, poi military factory, construction speed e via. Military research non mi ricordo cosa dà. Ci dà un bonus di qualcosa. GI Bill, research speed, il corpo dell'esercito delle donne, rifle, no, prendo queste due prima, dai, questi sono fortissimi. Più 20 di factory output è tanto. Qua dovremmo esserci quasi. Allora, free civilian factory, e allora facciamo altre fabbriche militari. Vai a bombazza. Così. Restore order è lì. Le nostre spie sono tornate. Bene. Prendiamole e le mandiamo in Francia. Anzi, tu vai a Londra, parla Londra e tu vai in Provenza. Così. Friande Vallone ha capitolato. Ai, ai, ai. Questa è una brutta notizia per i tedeschi. Qua intanto hanno fatto una sacca. GG. GG. Se tengono Parigi, GG. Nonostante tutto, bella questa cosa. Che sono andati avanti, se riescono a tenere. Però non devo parlare, perché va a finire che gliela tiro. Ci porto sfiga. Ecco. L'ho detto. Giuro, non era voluto. La caduta di Parigi, the second world creek, finirà come la prima? Attenzione, no, fatemi vedere, no, non si arrende subito, vero Francia? No, no, no. Dai, vediamo, vediamo se avevo ragione, se viene fuori il coso negativo, revanchismo, no, ok, intanto è caduto anche il Cairo, signori che cavalcata, però dai, l'hanno presa, ma in realtà qua hanno fatto un'altra sacca. A differenza di Berlino, non lo so. Ecco, l'hanno ripresa subito, infatti. Ok, diciamo che gioco, cioè, mi legge nel pensiero. L'ha fatto giusto per dire, ecco, vedi, porti sfiga, chiami le cose, succedono. Vabbè. Qua cosa state facendo intanto? Quanto ci manca, dai? Merida. Ma se... Esatto, prendete cose qui. Perfetto, l'avete anche divisi a metà. Facciamo così. Tanto che giustamente che la guerra va avanti. Io non guardo mica la guerra. No, no, io guardo cosa succede in Europa. Da bravo scemo. È quella la cosa più divertente alla fine. Dovrò fare. Strano che qualcuno non ci abbia mai pensato a fare i bet. Fare i video in cui gioca l'IA e poi si aprono le scommesse su quale parte vince. Forse. Ops, non dovevo dirlo, forse ho dato l'idea. Un'idea malsana a qualcuno. Electronic Arts. No, basta con queste cose. Concentriamoci sul gioco. Questo perché ci dà anche coordination. Vai, spingete. Ma, i fornimenti, come siamo messi? Messi bene. Ok. Dai, spingete. Non ho voglia di spostare i marine, a dire la verità. Qui, soliti tratti. Però Improvisation Expert lo prendo, perché fa muovere più velocemente le truppe. Questo mi piace come tratto. E poi altri vorrei prendere da adaptable, preferirei. Allora, abbiamo incrementato la spesa per i militari. Inizia il processo per i generali unionisti. Possiamo risparmiarli. Questo ci dà tutti questi generali qua. Collins, Gates, Patton, Carney Hodge, Paul Walker e alcuni ammiragli. Political power e change in popularity of paternal autocracy. Riduce la popolarità ovviamente del nostro partito, perché diciamo la nostra fazione più che partito, perché ovviamente... Fai la guerra civile, ammazzi gente, poi alla fine questi li risparmi. Discharge vuol dire... non mi viene la parola, essenzialmente congedali. Oppure esiliarli. Esiliarli? Allora, voglio davvero questi generali? Ne ho bisogno? Secondo me no.
Abbiamo un sacco di generali con gli Stati Uniti, volendo da far tirar su, non saranno tanto alti, ma basta farli combattere. Poi voglio dire, mi bastano questi 4 o 5 che ho già. Quindi, o discharge them o exile them. E ciò che ricevono i traditori, no no, gli esilio, prendo 10 di party popularity. La caduta di Vienna. Da parte di chi? Dimmi che sono italiani. No, peccato, sarebbe stato divertente vedere il tricolore marciare su Vienna. Sono messi malissimo. Il Reichspat ha perso. Ed è forse anche un po' colpa mia che non sono intervenuto prima. Ma in realtà l'ho fatto un pochino apposta, perché volevo vedere un po' di fuoco in questa Europa, far succedere qualcosa. E poi magari arrivare dopo. Allora, spingete. Vai, vai, qua va bene. Ok, prendiamo New Factories. Però a questo punto, prima che sia troppo tardi, perché una volta che hanno finito con loro, potrebbero prendersi anche con i francesi, che non hanno tantissime divisioni. Facciamolo. Segniamo il nostro destino. Join? Non si può? Dobbiamo essere in pace. Allora dai, finiamo questa. Dai, 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 dobbiamo finire questa velocemente. Su, su, su. L'Asia orientale tedesca si è arresa intanto. Il processo generale del Pacifico. Chi c'era qua di buono? Giusto Arnold. Un paio d'ammiragli. Nimitz. Perdiamo Nimitz. Però pazienza. Esiliamo pure loro. Prendiamo... Chissà se riusciamo ad arrivare al 100% di popolarità di partito. Manco fossimo quei regimi autoritari. Oh, ma noi siamo un regime autoritario. Albany qua, tutto a posto. Restore order in Rhode Island. In realtà c'è qui. Albany è qui. Poi prendiamo due di questi. Prendiamo le compagnie. Se non sbaglio c'era anche il trial sulle compagnie. Però facciamo così. Quasi quasi prendo la General Electric, perché mi dà velocità sulla marina. Destroyer, cruiser, battleship, carrier, submarine. Sì, sì, quasi quasi sì. Dai, prendo la General Electric. E poi prendiamo quello dei carri, che non fa male. Questo va sui light tank. Questo, nonostante ci sia scritto light tank, in realtà applica i bonus a tutto, da breakthrough e max speed. Questo soft attack e reliability. No, lo diamo questo qua, American Locomotive Company, l'ALCO. Così mi dà più soft attack e reliability. Ok, Messico andato. Take all state. And turn done. Allora, facciamo così. Tanto adesso verrà fuori l'eventozzo che ci farà decidere il destino del Messico. Il prossimo è il Centro America. Assolutamente non voglio un paese sindacalista alle porte di casa. McNair, treno, vai a Savannah, che poi ti imbarcate per l'Europa. Voi siete già tutti a Miami? No, tutti a Miami, che poi vi imbarcate per l'Europa. Si va. Direi che aspettiamo l'eventino adesso. Aspettiamo il power e poi ci alleiamo con l'intesa. Probabilmente il generale Mordack ci farà un'offerta che non possiamo rifiutare. Il Messico intanto, ce lo teniamo. Stati Uniti d'America, tutto nostro, quasi quasi, un po' la Fallout, quasi come Fallout, che si erano annessi il Canada agli Stati Uniti, quasi quasi, o lasciamo un fantoccio messicano. Vediamo un po' gli stati, non c'è neanche poi così tanta resistenza qua, Qua non c'è niente anche per farli. No, eh. Vabbè, prendiamo la decisione. Allora, possiamo liberare il Messico sotto un regime favorevole a noi. Possiamo dividerlo tra Yucatan e Messico. Quindi praticamente una repubblica qua nello Yucatan e Messico. Oppure l'occupazione militare, l'unica scelta. Sono combattuto. Perché... No, facciamo magari un fantoccio. Facciamo un fantoccio. Perché? Ne faremo poi un altro in Centro America, sì. Perché il Canada alla fine sono britannici, comunque
qua sono più ispanici come popolazione. È vero che ci sono anche tanti in Texas e tutto quanto, però quasi quasi ha più senso tenerlo come fantoccio. Sì, in terra turbolenta. Sono combattuto. L'unica cosa è che non vorrei che liberandolo come fantoccio poi gli venga fuori un focus tree diverso e poi inizi a fare cose che non vogliamo. Però di solito i focus tree di Kaiser Rex sono fatti piuttosto bene. Non dovrebbero succedere stranezze. Dico, non dovrebbero. Dai, liberiamo il Messico sotto un regime favorevole. Andare a fre... Messico, chi c'è? Pablo González Garza, il generale Garza. E... però gli dà il focus tree di prima. Ah no, gli ha sbloccato questo, Military Coup. Ok. Military Coup, cosa ci dà? Military Giunta. Traditional Values. Ok, Purge, privatizzazione. La Patria, Eser Primero. Bravi, dai, va bene così. Questi li facciamo restare qui. Poi li chiamiamo con noi. Dopodiché, 12 punti. E ci prepariamo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Qua... bye bye Germany. Ai. I sostenitori in canali della Germania piangeranno in questo momento. Allora, doppio evento. Allora, la costruzione del Pentagono. Dunque, dove lo costruiamo? Lo teniamo ad Arlington come fattoria sperimentale. Lo mettiamo davanti al cimitero di Arlington. Lo mettiamo nel Loverfield. Dunque, lo mettiamo... cambia qualcosa a parte il political power speso? Proprio adesso doveva esserci questa cosa qui. Adesso sapete... anzi, facciamo così. Una cosa per truccare il gioco e non spendere il political power che volevo fare ora. Mettiamolo un attimo in pausa e facciamo join the Entente. Direi che il generale Mordak ci ha fatto una proposta che non possiamo rifiutare. Ok. Ora facciamo parte dell'intesa. Molto probabilmente saremo noi capi, penso. Dovrebbe funzionare così. Molto bene. Adesso che abbiamo speso il political power, riapriamo l'evento. E non so cosa cambia, a dire la verità. Uso quello che me ne fa spendere di più. Magari ci dà dei bonus più alti, non lo so. Voilà. Dopodiché, focus. Questo ci dà war support, niente. Prendiamo Liberty Bond. Però questo 5. Military Factory. No, prendiamo questo qua. Military Research. Qua ci chiamano subito a raccolta, ma no. Prima di partecipare attivamente alla guerra, prima spostiamo le truppe. Certo. Voi ad Algeri. Voi a Tunisi. Voi a... vabbè, a Orano va bene. Il generale Chaffee. Però abbiamo una divisione corazzata sola, dovremmo farne poi un'altra. Anche voi andate ad Algeri. Perfetto. Quando le truppe sono arrivate, entreremo anche noi nella guerra. Se rimane ancora qualcosa da fare. Intanto la Repubblica Socialista d'Italia ha fatto capitolare il Regno delle Due Sicilie. Oh boy. Gli Stati Uniti della Grande Austria si sono arresi alle forze russe. Questo è un evento per quanto riguarda l'intesa, facciamo questo qua, da 50 political power, e mi sa che qua prendo construction speed, mi sa che è ora dei tedeschi, mi sa che è ora anche dei tedeschi, ai. Una commissione atlantica sul commercio con l'Irlanda, ma l'Irlanda esiste ancora? Sì! Una punta qui nell'Arster, Ulster. Sbaglio sempre a vocale, consonante. Una grande idea, va bene? Ai. Dai che finiamo col botto. Vediamo quanto gli manca. Povera Germania. E insomma, gli manca il 10%. E in realtà no. Perché arrivata una certa, scatta un evento. Mi sa. Abbassiamo la velocità. Il collasso del Reichspakt. Ai. Abbiamo finito col botto questo episodio, sul serio. Togliamo tutti questi eventi, perché voglio leggermi le 21 qua. Allora, il collasso del Reichspakt. Appare che l'impensabile sia accaduto, ovvero che il Kaiser, il suo gabinetto e un, diciamo, un grande numero
di ufficiali di Stato e generali si sono imbarcati per aria e per mare e sono scappati in Mittelafrica, qui, esatto, per costituire un governo in esilio, il governo tedesco in esilio. Le forze tedesche in Europa, diciamo, si attende la loro resa ormai nel corso di qualche giorno, e benché il governo tedesco continui a sopravvivere in Africa, è chiaro che ormai l'ordine mondiale non sarà più lo stesso rispetto a quello della Grande Guerra, in cui erano stati poi vincitori tedeschi e sono cambiate le cose. Il Kaiserreich sta per collassare. Andiamo avanti ancora un paio di giorni, dovrebbero scattare degli eventi per dividersi tutti i vari stati. Vediamo l'assetto post-guerra. Eccolo qua, quando il computer sta per morire vuol dire che sta succedendo qualcosa. E parte la conferenza di pace. Allora, chi ha preso cosa? Mi sa che ancora qualcosa, qualche stato deve essere ridefinito, esattamente. Allora, innanzitutto, allora, i serbi hanno coronato il loro sogno. Si sono presi gli stati del sud e hanno creato gli Stati Uniti della Jugoslavia, che però è una repubblica. Bene, la Romania ha completato la sua unificazione. Qua c'è ancora qualche... ecco, dovrebbe partire un'altra tregua, tra l'altro. Esatto. Ecco qua, ora sì, c'è ancora delle sacche qui da gestire, esatto, aspettiamo gli ultimi eventi, eccolo qua. Allora, ok, la suddivisione c'è stata e quello che risulta è abbastanza interessante. Allora, essenzialmente ora l'Europa è divisa in due blocchi, se escludiamo noi, cioè il blocco sindacalista e la sfera di influenza russa. I russi, tra l'altro, hanno un sacco di stati nella loro alleanza. C'è la Jugoslavia, che a quanto pare ha rilasciato la Bulgaria come fantoccio, probabilmente questo stato glielo restituisce, il Regno di Grecia, la Romania, c'è la Cecoslovacchia sotto Jan Sirovi, l'Ungheria, che è un altro fantoccio russo, rimangono qua l'Ucraina, Lituania e qualcosa del genere. No, Lituania è con i russi. Rimangono Bielorussia, ovvero Stato di Crimea e Ucraina, che a breve verranno annessi. I francesi si sono ripresi l'Alsazia e Lorena, il Lussemburgo, e hanno rilasciato alcuni stati fantocci, ovvero la Repubblica Sindacalista Belga, la Comune di Batavia e la Repubblica Socialista Tedesca con Wilhelm Münzenberg. Non so chi sia, scusate la mia ignoranza. E gli inglesi ovviamente hanno il loro fantoccio nell'Irlanda con John Larkin. I norvegesi sono sempre in internazionale. La Svezia è occupata di fatto dai russi. E noi? E noi siamo comunque... i francesi nazionalisti sono in guerra contro l'internazionale. Adesso ci dobbiamo sbrigare, perché vediamo se riusciamo a liberare l'Europa. E questa Germania? Vediamo un attimo il focus, velocemente. Non è che magari ci sarà qualche possibilità che i tedeschi ingoino un boccone amaro e cerchino aiuto dai vecchi nemici, che possono dichiararsi magari nuovi alleati? Chissà, lo scopriremo nella prossima puntata. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Like e commento per supportare il canale. Ci vediamo presto. Ciao ciao!